Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo. Allora, signor Mariottide, io ce lo dico solo una volta. Alla seconda già mi ha scassato un cazzo. Ma si figuri, guardi, ho capito benissimo che cosa devo fare. E allora, dici? Quando la gente parcheggia, devo chiedere per cortesia se mi danno una piccola offerta. Mario, ma che per cortesia, Mario! Io me ne ho già scendo a Napoli per il compleanno di mio cugino. Metta a te perché sapeva che si strunz, ma non a così. Strunz immagino sia riferito all'onestà, vero? Eh sì, è certo. E comunque qua se me ne vado io, la famiglia Gargiuri mi ha fatto un post. E io mi voglio tenere cara a zona mia. Dopo tanti anni di onorata carriera da parcheggiatore abusivo, che faccio, po'? Ma certo, certo, la capisco, ma... E poi con la mandegga, famiglia mia? Con la sola pensione invalidità? Scusi, ma che tipo di invalidità? Come che ti mi invalidà? Sono muto! Sì, immaginavo! Scusi, ma di tutti i parcheggi che dà lei, proprio quello fuori dalla scuola di mio figlio doveva darmi? Mario, non ci scassa un cazzo! Ovviamente stasera un conto porta a mio compare, Ciro Scannanfame, e ci dà una percentuale pure per lui, 50% a lui e 50% a me, e quello che rimane è per te! No. Grazie mille, signor Donnarumma! Molto gentile! 50-50. Mario, ripeto, non ci scassa un cazzo! Ma vai e chiedi soldi a chi lo strunzo con sub, vai! Papino, che ci fai qui? Sei venuto a prendermi? No, è che ho comprato da poco questo SUV e lo sto controllando che non me lo rubino, capisci? E perché allora non mi porti a casa con la nuova macchina? Perché c'è traffico, fai prima a piedi, poi tu prendi la scorciatoia per il campo minato, che fai sicuramente prima di me. Aspettami a casa poi stasera che Papino porta la cena. Davvero? È già passato un mese, che bello! Sì, ora vai che altrimenti fai tardi e non riesci a prendere il nostro giornale da fuori casa del nostro vicino. Ti ricordi l'ottica quanto è scomoda come carta igienica, vero? Va bene, ciao Papino. Uè Mario, che ci fai qua? Niente, mi sto godendo il sole. Il sole? Mario, ci stanno 4 gradi, ma che cazzo stai a dire? Allora, ho capito. Se fa finta di fare la guardia al sole, ma in realtà se fa il sostituto al parcheggiatore abusivo, No, sto qui e basta. E non ti azzardare a dirlo a Fernandello, eh? Ah no? Fammi capire, quanto mi dai per farmi i cazzi miei? Ma vattene, che prima che chiami le forze dell'ordine per disturbo della quietanza pubblica. Sai che ti dico, Mario? Mo te lo faccio io sto piacere. Scusi, carabinieri, vieni un po' qua, va, prima che ti tolgo il libro paga di mio padre. No. Ma dica, che succede? Ma dica tutto. Guardi, qui presente Mariotti sta svolgendo l'illegale attività di parcheggiatore abusivo. Ma no, guardi, io sto qui solo per riposarmi, vede, sto comodo sulla panchina. Ah, e perché sarebbe qui a riposarsi? Perché è il mio lavoro. Ah, bravo, e che lavoro faresti? L'ausiliario della siesta! No, io voglio un'altra puntata di Man Man. Cazzo. Ah, ti è piaciuta Man Man? Ma Man Man è bellissimo, ragazzi, Man Man è stupendo. La sigla meravigliosa. Bello. Maestro, dobbiamo fermarci un attimo. Credo che sia doveroso dimostrare che noi siamo i superiori. Questa faida sta crescendo, vedo ascoltatori. Sì. Vedo pochi che stanno aderendo ai puttanier. I puttanier non strano, piacciono molto. Strano. Perché sono impegnati nelle case chiuse. La Madonna! No, ragazzi! Cazzo! No, mi hai fatto un trapianto cardiaco! Il drago di Comodo! Il drago di Comollo! Ricorda a tutti i malpensanti che grazie alla moglie di Marco Mazzoli siamo riusciti a capire una volta per tutte che a Christian Marchi piace la figa. Nei prossimi stacchi pubblicitari vi sveleremo come siamo arrivati a questa conclusione. No. Avete già intuito come? No, no. L'ha portato all'Eleven. È una copertura, ragazzi. L'ha tipico, portato all'Eleven. Ma all'Eleven ci sono le prostitute. Mia moglie si trova benissimo. Ma prendi la macchina, valla a bastonare. Sempre qui.